Here we go. NA1SS, NA1SS, this is W6SRJ for contact. NA1SS, NA1SS, this is W6SRJ, over. Not quite there yet, Luca. Let's give it one more try. NA1SS, this is W6SRJ. Go ahead. 1SS, I read you loud and clear. Loud and clear. Okay, Milano, go ahead. Hello, NA1SS, this is U2LXR. Thank you, Luca. Ciao, cominciamo con la prima domanda. Ciao, sono Elena. Come interagisci con Simon? Capisce se sei triste o felice e ti parla? Over. Ciao, ancora l'esperimento con Simon non è iniziato, quindi non ti posso dire. Ti posso dire che a terra, quando abbiamo fatto le prove, mi capiva abbastanza bene. Over. Ciao Luca, qui in tutta due anche stasera da Merone, iniziamo con la prima domanda. Ma quali sono gli strumenti che utilizzi di più nel lavoro? Over. Difficile dirlo perché ogni giorno abbiamo dei lavori molto diversi. Abbiamo a bordo una scheda di attrezzi che utilizziamo per fare la manutenzione molto simile a quella che facciamo sulla terra, sulle automobili, sugli aerei, stessi strumenti. E li utilizziamo spessissimo, di fatto ce l'abbiamo sempre appresso, sempre addosso per poter aprire pannelli e controllare la strumentazione, mentre le attività extraveicolari chiaramente sono strumenti molto diversi. Ma forse quello che vorrei dire è che lo strumento che utilizziamo di più in assoluto è il nostro cervello. Over. Sono Sara. Cosa fate voi astronauti durante le manovre di Airbus? Over. No, normalmente le manovre di Airbus sono abbastanza trasparenti per noi, nel senso che sono comandate da terra. Oggi ne abbiamo tre piccoli esperimenti di Airbus per vedere l'effetto e il controllo dei motori. Per noi sarà assolutamente trasparente, neanche ce ne accorgeremo. Se invece dobbiamo fare una manovra di reboost per cambiare orbita in caso di contatto con gli artigli spaziali, e solamente se c'è un rischio di contatto, allora ci trasferiamo momentaneamente alle nostre navette in caso di emergenza. Over. Che cosa potrebbe vantaggi delle missioni dell'uomo nello spazio? Over. Sicuramente è l'uomo che trae vantaggi dalle missioni nuove nello spazio, io direi in quattro formati. Il primo formato è la scienza, le missioni spaziali offrono accesso a un tipo di scienza, a un tipo di approccio scientifico che non è possibile riprodurre sulla Terra, gli esperimenti che facciamo a bordo sono unici. La seconda è tecnologia, lo sviluppo tecnologico ha bisogno di motivazione, ha bisogno di spinte, e quella spaziale sicuramente non è più importante. Il terzo punto è l'esplorazione. L'esplorazione è nella nostra natura per allargarci, per allargare i nostri orizzonti, per capire meglio l'universo in cui viviamo. L'esplorazione spaziale è l'ultimo passaggio che ci è rimasto. E infine il quarto punto direi che è la nostra ispirazione, ovvero la capacità dello spazio, degli viaggi spaziali, di dare ispirazione ai più giovani, a voi, agli studenti, a chi si prepara al futuro, di allargare i propri orizzonti, di crescere verso, in una direzione che sia scientifica e tecnologica. Over. Sono Elena. È mai stata osservata la metamorfosi di un insetto sulla ISS? Ci sono differenze rispetto a quanto accade sulla Terra? Over. No, non credo. La metamorfosi, intendi dire la trasformazione, ad esempio, da bruco a farfalla, non è mai stata osservata. Quello che abbiamo osservato è la differenza di sviluppo a livello embrionale. Quella è stata osservata e sì, ci sono delle differenze con quanto accade sulla Terra ed è possibile trovare questi risultati pubblicati nelle riviste scientifiche. Over. Ciao, Sleia. Come ha cambiato la tua vita, anche in senso pratico, dopo essere stato nello spazio? Over. C'è pensare di essere diventato un po' più paziente, perché per vivere qui a bordo ci vuole molto spirito di pazienza, di attesa, bisogna adattarsi continuamente a situazioni che sono diverse da quelle che ci sono sulla Terra, per cui spero di essere
pazienza e anche a godere di più delle piccole cose, della perfezione che ci circonda. Over. Sono Maria Vittoria. Che risultati stanno dando le coltivazioni a bordo sull'ISS? Si riesce a ricavare del cibo? Over. Stanno risultando dei risultati straordinari. Noi siamo già al secondo raccolto di un tipo di insalata che si chiama Misura e abbiamo avuto dei risultati molto buoni sia dal punto di vista della quantità ma soprattutto delle qualità organolettiche dell'insalata che abbiamo coltivato. Over. Ciao, sono Aurora. Si vede lo scioglimento dei ghiacciai dalla stazione spaziale? Come sta il pianeta Terra secondo te? Over. Purtroppo lo scioglimento dei ghiacciai si vede come, soprattutto nell'arco del tempo, perché noi osserviamo la Terra già da 20 anni e quindi abbiamo diverse sequenze di foto che ci mostrano come i ghiacciai si stanno ritraendo. E secondo me il pianeta Terra ha una grande febbre, ha un febbrone da cavallo e dobbiamo fare di tutto per migliorare la situazione. Over. Sono Anna Lu. In cosa consistono le responsabilità e gli incarichi di comandante? Over. Il comandante è responsabile del successo della missione e dell'esecuzione del programma di bordo. Cosa vuol dire? Io devo fare di tutto per fare in modo che quello che la Terra programma e quello che noi a bordo siamo in grado di fare si combacino. E poi la grande responsabilità è la sicurezza dell'equipaggio della stazione, per cui in caso di emergenza io devo essere la guida, il leader, devo essere quello che decide quali azioni intraprendere per salvaguardare sia l'equipaggio che la stazione. Over. Ciao, sono Aurora. Avete mai visto un buco nero? Over. I buchi neri non fanno parte dei nostri compiti perché sono un'osservazione di astrofisica che di fatto non è possibile osservare, si chiama buco nero perché è invisibile ai nostri strumenti, però recentemente se guardi anche su internet una piccola ricerca è stata fatta un assemblamento di varie rivelazioni che danno un'idea fotogrammetrica di come sarebbe fatto un buco nero. Comunque no, la stazione non è attrezzata per l'osservazione dei buchi neri. Over. Ciao, sono Giulio. In quante lingue diverse comunicate tra di voi e con i controlli di terra? Over. A bordo si parla inglese e russo normalmente, in base a quello che stiamo facendo sia in base ovviamente a chi ci stiamo rivolgendo. E anche con i controlli a terra normalmente utilizziamo queste lingue. Poi è possibile fra di noi parlare in altre lingue, ad esempio se io parlo con i miei colleghi francesi parlo anche in francese, oppure si può dare il benvenuto a bordo in tedesco, ma la comunicazione ufficiale è in russo e in inglese. Over. Ciao, sono Aurora. Qual è il periodo di tempo più lungo trascorso da un astronauta nello spazio? Over. Fino adesso il periodo più lungo è stato di circa 340 giorni, alcuni anni fa, da parte di Scott Kelly e Mikhail Kornienko. Over. Sono Andrea. Nello spazio c'è una percezione diversa del tempo? Over. È un'ottima domanda, è uno studio che stiamo effettuando, perché in generale noi pensiamo che ci sia una percezione diversa del tempo e stiamo effettuando uno studio chiamato proprio tempo per vedere come di fatto è misurabile questa variazione di percezione. Over. Ciao, sono Camilla. Ok. Parlerò di Federico Fernandez di Frank Drake, che cosa ne pensa? Over. Di rispondere a questa domanda perché non è il mio campo di expertise. Io credo che l'una e l'altra abbiano della validità, ma è difficile dare una risposta precisa su qualcosa che è veramente teoretico. Over. Sono One minute loss of signal. Ok, un minuto. Quindi facciamo un saluto generale. Ragazzi, fate sentire la vostra voce a Luca con un grande ciao e un applauso. Stop, stop, stop. Grazie.
thank you for a great contact. If you have anything else you want to tell the students, we still have about 30 seconds. Ok, thank you. Mi dicono che ho ancora 30 secondi, per cui volevo semplicemente dire, ragazzi, il vostro tempo è la cosa più preziosa che avete, e quindi il fatto che me l'abbiate dedicato oggi un po' è veramente un grandissimo regalo per me, un dono prezioso. In bocca al lupo a tutti voi e anche a noi qui a bordo, e sempre viva il lupo. Over. Grazie Luca, alla scuola di Verone, un saluto.